Buongiorno ragazzi e buongiorno Italia. Ci siete mai stato al paese delle fragole e fiori? Allora, oggi venite con me a visitare uno borgo più bello dell'Italia, il Lago dei Nemi. Da Roma Termini potete prendere un treno direttamente ad Albano Laziale. Il costo del biglietto una corsa è 2,10 euro, che potete comprare online o nella macchinetta alla stazione. Il viaggio dura 54 minuti da Roma Termini per Albano Laziale e poi dopodiché dobbiamo prendere un autobus da Albano per andare a Genzano, poi direttamente al Lago di Nemi. Ovviamente anche bellissime panorami sul treno che potete godervi per il tutto il viaggio. Adesso venite con me a esplorare questo bellissimo borgo più bello dell'Italia, il paese delle fragole e dei fiori, il Lago di Nemi. Adesso ragazzi stiamo anche attraversando un bel lago del Castel Gandolfo con la bellissima panorama nell'area dei castelli romani. Castel Gandolfo è un comune italiano di 8.587 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nell'area dei Castelli Romani. Il centro abita fa parte del circuito dei borghi più bello dell'Italia. È molto conosciuta soprattutto per la presenza della residenza estiva dei papi, alla quale fanno corona molte altre residenze estive, ville e villini edificati a parte del XVI secolo. Il suo territorio include quasi tutto l'arco costiero del lago Albano con vista sul cono vulcanico di Monte Cavo, che ospita tra l'altro lo stadio olimpico di canottaggio del CONI. Vi sono inoltre vari luoghi dell'interesse archeologico, tra cui le emissarie del lago Albano e i resti della villa albana di Domiziano. Naturalistico, essendo la zona inclusa nel perimetro del parco regionale dei Castelli Romani, e artistico come la collegiata pontificia di San Tommaso di Villanova, edificata già di San Lorenzo Bernini. Ciao ragazzi, buongiorno. Adesso ci troviamo qui a Albano Laziale. Sono appena sceso dal treno, quindi dobbiamo salire da questa scala e dobbiamo trovare la fermata per andare al Lago di Nemi. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao amore. Amore, ciao. Che c'hai? Amore, come ti chiami? Vieni. Eccoci. Ma quanto sei bello, quanto sei caruccio. Ecco qua. Che carino. Che amore. Adesso ragazzi ci troviamo qui a città di Albano Laziale. Come vedete ci sono i negozi qua dietro a me, eccolo qua, e adesso troviamo dove sono la fermata per andare al Lago di Nemi. Ciao. Venite qui all'ombra. Genzano Lazio è un comune italiano di 22.785 abitanti della città metropolitana di Roma, capitale nel Lazio. È situato sul versante esterno del cratere vulcanico del Lago di Nemi. La casa comunale si trova a 435 metri, altitudine minima del paese scende a 106 metri e la massima si spinge a 400 metri. Dal punto di vista geologico,
Questo territorio dei Colli Albani è uno dei apparati eccentrici del vulcano laziale, nato da esplosioni idromatiche che ci sono verifiche nella ultima fase di attività del complesso vulcanico Albano. Adesso ragazzi ci troviamo a Gezzano, quindi sono appena sceso pure sul pullman e da qui la fermata sto aspettando un altro pullman per andare a Nemi. Ci vediamo dopo. Benvenuti ragazzi al lago di Nemi, delle città delle fragole e fiori. Il lago di Nemi è un piccolo lago vulcanico più in alto di 25 metri rispetto al lago di Albano, su Colli Albani nel territorio dei Castelli Romani. Si tratta di un lago vulcanico dalle caratteristiche simili a quelle del lago Albano, rispetto al quale è notevolmente più piccolo dal punto di vista geologico. Fa parte della zona complesso vulcanico dei Colli Albani oppure del vulcano laziale. Secondo il rapporto di Goletta dei laghi del 2009, il lago risulta balneabile per la sua interezza, ad eccezione della zona antistante il Museo delle Navi. Rigogliosa è la coltivazione delle fragole e fiori. Il lago di Nemi è l'unico lago italiano in cui vive il pesce re, specie sudamericana introdotta per favorire la pesca. Ciao ragazzi, finalmente siamo arrivati a città di Nemi. Eccolo qua. Il lago era un apprezzato luogo di divertimenti e villeggiatura degli antichi romani. Tra l'altro, nelle vicinanze erano situati un bosco e un luogo di culto dedicati alla dea Diana. Nemi, infatti, prende il nome o l'attribuisce anche al paese che sorge sulle sue sponde del Nomus Diane, bosco sacro dedicato alla dea. E l'edificio è età romana a lei dedicato e il tempo di Diana. Ciao ragazzi, adesso ci troviamo qui da un bel giardino sempre a Nemi. Guardate che fiori meravigliosi, una bella panorama, e se lo vedete anche più in su ci sono pure una bella città qui. Adesso andiamo a esplorare il centro storico. Andiamo! Il sandalo nella storia. Mario Doni da sempre si è contraddistinto per la sua produzione di sandali artigianali in pele, una calzatura antichissima, come testimoniano numerosi dipinti egizi e reperti provenienti dalle tombe reali. I sandali nell'antico Egitto, da alcuni ritrovamento è emerso in infatti bellissimo, che i primi sandali furono realizzati nell'antico Egitto intorno al 3500 per la necessità pratica di proteggere i piedi dal terreno rovente. Erano modelli semplici realizzati lasciando l'impronta del piede prima nella sabbia bagnata e poi riprocedendola la dimensione naturale sul papiro intrecciato a cui venivano applicati lacci di pelle. Spesso anche la suola era realizzata in cuoio per essere poi nata con pietre preziose e altre decorazioni. Erano ovviamente un privilegio per pochi, uno status symbol delle classi al vertice della piramide sociale. I sacerdoti funerari indossavano solo sandali bianchi, simbolo di purezza, mentre i faraoni, modelli d'oro, con la punta della suola alzata e girata verso l'interno e con immagini dei nemici. La fontana dei lioni, che deriva la sua dominazione dalla caratteristica forma delle due bocche da cui fuoriesce dall'acqua, viene realizzata nel 1951, dove già arrivava una vena, sorgiva proveniente dall'algido. Come recita una iscrizione
commemorativa incisa su marmo e scritta in latino. La decorazione in bronzo è stata eseguita da Luciano Mastro Lorenzi e ne ha sostituita una precedente, in peperino, che aveva la stessa iconografia e si ispirava alla decorazione metallica delle parti terminali, delle travi e delle navi cicaliniche. Di Caligula, oggi in parte conservato presso il Museo Nazionale Romano. Sì, sì, guardi, veramente, molto carino, veramente. Grazie mille e buona giornata. Grazie signora, arrivederci, anche a lei, grazie, buongiorno. Bel negozio, eh? Che carino, grazie. Sì. Facciamo pubblicità su YouTube. Sì, sì, vai, grazie, grazie tanto. Infatti noi siamo con la diaposa. Vedi con me, mamma. Bello, infatti non c'avevo dubbi, bellissime, buongiorno, andando sopra di proprio con gusto, la piazza, la notate davanti c'è il cappello, perfetto, grazie. Adesso ragazzi ci troviamo un negozio di funghi forcini, di tutti i diversi tipi di funghi, con i frutti di bosco, fragole come di questa città di fragole, e poi qui c'è un pieno di tartufo fresco, eccolo qua, i tartufi, c'è pure la pasta che sono buonissimi, e poi non ci mancare il nostro vino italiano. Campagna. No, ma secondo me è una cosa. Vai qua. Questo è il lago di Nemo, quello è il lago di Albano, è stato qua. Ciao ragazzi, adesso ci troviamo da una panorama bellissima qui a Nemi, questo bellissimo lago di Nemi, e davanti c'è un castello, eccolo qui, è veramente vale la pena di visitare, quindi il Nemi vi aspettate. Aspetta, ragazzi, che dolce, proprio buonissimi da Nemi, proprio le fragole, ci sono la sbrecciolata crema con la fragola, poi c'è crostatina, c'è la medio, grande, piccola, ci sono pure i cannoli, tutto. E vi consiglio anche ragazzi ad assaggiare questi buonissimi dolci, torta e sbriciolata delle fragole. Adesso ragazzi ho fatto un po' di spesa, ho comprato una marmellata con le fragole da Nemi, c'è pure questo liquore che si può creare come tipo lo spritz, poi ci abbiamo anche miele ripieno, le caramelle, e non ci può mancare anche i biscotti proprio da Nemi, ciambellini al fragolino di Nemi. Eccolo qua, con la bellissima panorama dietro. Innanzitutto le fragole, quei piccoli frutti rossi di Nemi, sono il vanto tanto di esserci guadagnate una festa tutta loro. Ogni anno, fin dal 1922, la prima domenica di giugno, è proprio abbondante con le fragole, crema, la sbriciolata delle fragole, buonissima.
La storia di Palazzo Ruspoli inizia tra IX e X secolo, quando nell'attuale Piazza Umberto I sorse la torre del Piazza di Soracena, vicino alla quale si sviluppò intorno al XII secolo il nucleo originario del castello medievale appartenente probabilmente ai conti di Tuscolo. La struttura presentava un bastione centrale e tre torri, le due laterali di cui una soltanto resta ancora in loco, e quella centrale, alta circa 40 metri e che tuttora la sovrasta. Eccoli qua la porchetta. Anche a Nemi la porchetta è famosissima. Il luogo di elaborazione della ricetta vera e propria della porchetta è a tutto oggi incerto. Gli abitanti di Ariccia nel Lazio rivendicano la paternità della ricetta originaria, presumibilmente risalente ed epoche pre-romaniche, e la popolazione dei latini. Proprio un bellissimo posto, vale la pena proprio di visitare. Ragazzi, venite con me e saliamo di questa piccola scalinata con vari ristoranti, bar e trattoria. Adesso saliamo, ragazzi. Vedete che piante, fiori, bellissime. Ci piace proprio questo bellissimo borgo a Nemi. Lo fanno anche, ragazzi, le specialità misto caccia, fettuccine cinghiale, tonnarelle a capriolo, pappardelle a lepre, tagliolini a chiodini, pernici a casseruola e funghi porcini, proprio da Nemi. Eccolo qua, il ristorante ancora presto. Ecco la gente che prendono gli aperitivi. Eccolo lì, le fragole. Guarda quanto sono belle. Quelli vicino, quelli sono piccole. Ecco le fragole, strawberries. Fontana della Medusa, opera dell'artista Mastro Lorenzi, eseguita nel 2008, prende ispirazione dalla decorazione bronzea della parte terminale della trave delle due navi realizzate dall'imperatore Caligola, rinvenute sul fondale del lago Nemorense tra il 1928 ed il 1932. Adesso scendiamo da questa grotta, l'arco, e vediamo che ci offre di panorama qui. Guarda che bello, siamo tutto proprio in alto, via Franciena. Eccolo qui, cominciamo da qui, da giù. Bellissimo, guardate ragazzi, meraviglioso, siamo proprio in alto.
Guardate ragazzi che bellissimo panorama. Guardate qua. Adesso andiamo un'altra parte. Qui. Qui lo vedete, il lago di Nemi, questo qui, bellissimo, magnifico, meraviglioso. Va bene che ben tanto vengono qui. Grazie, spero che sia venuta, guarda un po' se non La terrazza degli innamorati è miti delle valli del lago. La terrazza degli innamorati viene inaugurata il 14 febbraio 2015 e tra le sue denominazioni degli amori mitologici della valle del lago, in particolare quelle che tra Diana e Birvio e tra Numa Pompilio e la ninfa Egeria, quella del Rex Nemoransis, il re del bosco, è la leggenda protagonista del libro dell'antropologo James Fraser del titolo Il ramo di oro, pubblicata per la prima volta nel 1890 e successivamente nel 1915. Il rituale che si svolgeva da tempo in memoria nei boschi della valle del lago prevedeva che uno schiavo foggiasco e straniero diventasse il re del bosco attraverso un combattimento rituale. Tale combattimento avveniva quando tale schiavo era ritenuto responsabile del delicato rapporto tra uomo e natura e per questo doveva sempre restare giovane e in forze. Appena fosse invecchiato o se fosse ammalato, veniva ucciso dal nuovo re. Simbolo di tale potere era un ramo di oro, ovvero un ramo di querca ricoperto di vischio e giallo che rendeva dunque il ramo dorato. Si tratterebbe dello stesso ramo utilizzato da Enya per scendere nella oltretomba nei pressi del lago Averno. Adesso ragazzi ci fermiamo un po' per la storia del lago di Nemi. Ora troviamo un ristorante dove si mangia il tipico nemese del lago. Un piatto adesso, tipico ragazzi, qui al lago di Nemi ristorante che possiamo anche godersi qualcosa. La bella panorama. Ho sentito che qui si mangia bene col tartufo, cinghiale e pure i funghi. Mo vediamo. Ciao ragazzi, adesso siamo al ristorante di Ramo d'Oro qui a Nemi, quindi mangiamo il pranzo. Ciao. Se venite a Nemi vi consiglio di prenotare di questo bellissimo terrazzo ristorante Ramo d'Oro per evitare i problemi perché il posto è molto affollato. Oltre questo ristorante offre una bellissima panorama del lago. Offrono anche piatto sui siti tipici del luogo, come vedete nel mio piatto parpardelle al sugo di lepre. Oggi ragazzi assaggiamo il parpardelle al sugo di lepre qui a Nemi. Buonissimo. Funghi porcini col coniglio al forno. Assaggiamoci questo funghi porcini col pollo, col coniglio. Ottimo. Adesso ragazzi assaggiamo il gelato con le fragole da Nemi. Eccolo qua. Direi che è ottimo, fresco e buonissimo, con bella panorama, guardate qui. E assolutamente anche non potete mancare il vostro selfie con bellissimo lago di Nemi.
Quindi che cosa vi aspettate? Venite a trovare questo ristorante al Lago di Nemi. Esperienza unica e indimenticabile. Se avete piaciuto questo video e questo tour di questo bellissimo borgo Lago di Nemi, lasciate un like, commento e condividetevi ragazzi. E ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!